Ciao ragazzi, bentornati ad una nuova puntata di Friday L'Aquila 19:27. Siamo pronti? Oggi siamo in realtà anche di più, ci sono quattro guantoni speciali qui accanto a me. Sono i due portieri dell'Aquila Calcio. Li presento, sono Lorenzo Ranalletta e Alessandro Barbato. Ciao Ciao ragazzi. Alice. Salve, Alessandro, piacere. Siete emozionati? Sì, diciamo di sì, dai, sempre un piacere partecipare a queste cose. Beh, sono sicuramente giovanissimi. Io vorrei cominciare innanzitutto col presentare la partita di domenica, perché ci sarà una sfida che vedrà l'Aquila impegnata allo stadio Gran Sasso Italo Acconcia dell'Aquila contro il Celano. E per te, Lorenzo, che sei un marsicano, forse un derby personale? Sì, purtroppo non posso giocare perché sono stato Lo vedrai, la squalificato. vedrai Sì, direttamente la dagli vedrò spalti. E direttamente agli spalti, sì. invece c'è Alessandro che si prepara fondamentalmente a scendere in campo in una partita che sarà sicuramente una partita molto complicata contro una squadra che fin qui ha fatto belle cose. Eh sì, dai, non dobbiamo sicuramente pensare alla partita che abbiamo giocato in Coppa contro il Celano, perché si sa che soprattutto in queste categorie la Coppa non è così veritiera come il campionato, quindi non bisogna assolutamente sottovalutarli, insomma. Da un punto di vista dell'atteggiamento, anche dell'approccio in campo, Certo, immagino. quello deve essere così come in tutte le partite, non bisogna sottovalutare nessuna squadra partendo dalla seconda in classifica o dalla prima in classifica o dall'ultima, insomma. Allora, Lorenzo e Alessandro, ci raccontate un pochino di voi per quanto riguarda la trafila che vi ha portati fino a indossare la maglia storica dell'Aquila. Allora, ho giocato per diciamo, tutto il settore giovanile, l'ho fatto alla Marsica Calcio, poi parlando di prime squadre ho esordito diciamo, in promozione con il Pucetta, l'anno scorso ho giocato con il Paterno e quindi sono arrivato qui all'Aquila ad agosto. Perfetto. Alessandro. Io invece diciamo che ho girato molte squadre, soprattutto quando ero piccolo, insomma, e ho fatto un paio di anni al Pianza Lazzaro, una società che ora è fallita, insomma. E poi sono stati diversi anni alla Brandoni, alla Conero Dribbling, un anno alla Nuova Folgore e poi ho finito diciamo, il settore giovanile alla Giovane Ancona e poi niente, dopo sono andato a Castelfidardo a giocare per 2 anni e ora sono qui all'Aquila. Beh, insomma, un po' di esperienze. Allora, so che avete preparato anche delle immagini per noi. Grazie all'aiuto di Elia Fogliadini, cominciamo col vedere la prima. E questo, insomma, è Lorenzo. Qui dove sei? Credo dai colori della rete sia il Gran Sasso. Sì, siamo allo stadio, era penso un allenamento di rifinitura se non ricordo male. Qui invece è con il capitano Nicola Di Francia e qui Quindi sono invece è le foto con, un sì, con gli po' amici. più. Sì, con gli amici. Poi qui invece è con la mia famiglia dopo gli esami, Dopo la sì, maturità? dopo la maturità, sì. Ah, ok. Beh, si festeggia alla grande. Poi invece qui col gatto. Beh, attenzione perché ho scoperto che Lorenzo ha ben due gatti neri. Non Sì, so, sì, sì. quindi immagino tu non sia affatto No, scaramantico, insomma. assolutamente. Ok, questo ci fa Qui piacere. invece è con Sinopoli, l'altro portiere. Ok, manca solo lui Sì, praticamente sì, sì. oggi. E Ok. qui invece era contro la Rosetana. Contro la Rosetana, sempre con la maglia dell'Aquila. Come ti Sì. trovi? Come ti trovi qui? Bene, benissimo, assolutamente. Siete un gruppo importante, credo sia emerso anche questo dalle scorse Sì, puntate. assolutamente. Allora, andiamo avanti. Qui sei sempre tu? Beh, Sì, sempre io, sempre io. questo è un bel colpo di reni. Sì, Ricordi che il partita fosse? riscaldamento, Ah, ok. riscaldamento, però comunque un bel colpo di reni, sì. Qui invece sempre con i miei amici. Sempre con gli... Beh, diciamolo Sì. qualcosa, insomma, su questi amici. Tu sei marsicano. Sì. Fate tante cose insieme. Immagino che ora che sei all'Aquila, insomma, vi vediate un Sì, po' meno. purtroppo non ci vediamo così spesso, però comunque mi sento con loro. Ti seguono? Sì. Vengono allo stadio, ti Sì, sì, sì. incitano. Queste invece chi sono? Quella al centro è mia madre e quella in basso è mia sorella. Ok. E Invece questa è una sempre, festa, mi pare, sì, no? sempre con i Sempre a miei amici. festeggiare. Bene, Esatto, ci fa piacere. Qui abbiamo cambiato soggetto perché stiamo parlando in questo caso di Alessandro. Allora, questo bel quadretto chi dà figura? sì. La mia famiglia partendo da papà e mamma al centro e invece mio fratello Cristian, che questo era il giorno della maturità. Ah, beh, c'è un Hanno bel diploma, fatto. infatti. Eh sì. Andiamo E avanti. questa è l'entrata in campo a Cesena. L'anno scorso ho avuto diciamo, l'onore di affrontarla in Serie D. E lo stadio Manuzzi di Cesena,
Quanti erano quel giorno? Quel giorno erano più o meno 8.700, più o meno. Incredibile. Com'è giocare di fronte ad un pubblico così? È bello, molto bello, soprattutto perché ti senti proprio addosso il profumo di Serie A, capito? Ma le gambe sono più pesanti? Diciamo che, allora, quella partita, ormai noi eravamo matematicamente retrocessi, quindi mentalmente giochi molto più sciolto e quindi giochi meglio, insomma. Infatti ce la siamo giocata nonostante il risultato pesante, insomma, un 4-1 abbastanza. Beh, a Cesena pesante. Ci può stare, dai. A Cesena sì, ci può stare, anche perché era l'ultima partita in casa loro e... Beh, grossa partita, festa allora, promozione. Sì, hanno di fatto festeggiato la promozione in C. Ho visto una foto, sì? È l'ultima foto, penso che stai. Sì, ok, ho visto infatti... I due Vagnoni, Roberto e Ernesto, il mio ex allenatore dei portieri, insomma, e non ho avuto l'occasione per ringraziarli, comunque sono stati loro a farmi esordire in D l'anno scorso. È arrivato un lunedì mattina il mister Roberto Vagnoni e mi ha detto così dal nulla: dai Barba, che mercoledì ti faccio giocare. E lì dopo una decina di partite consecutive, poi dopo ho avuto dei problemi fisici, insomma, quindi, però dopo ho ripreso fondamentalmente. Li hai ringraziati adesso? Sì. Attenzione perché, insomma, qui si mangia forse. È la foto con mio nonno, qui non so quanti anni avevo sinceramente, non so proprio dirlo. E nonno aveva questa passione di pescare, insomma, è morto circa un mese fa, insomma. È stata una persona veramente molto importante, veramente molto. Cioè, ci sono stato molto legato, insomma. Sicuramente più dei miei nonni paterni, perché mio padre è originario di Venezia, di Mestre, okay. Anzi. E quindi ho avuto molta meno... La possibilità, esatto, insomma, di non frequentarli vedere, così, esatto, così tanto. Allora, c'è qualcos'altro, Elia? Credo proprio di sì. Vediamo se forse ci sono dei video. Beh, questo credo sia per Lorenzo. No. Gentilmente concesso dai compagni di squadra. Allora, dovete sapere che i ragazzi dell'Aquila ci hanno fatto avere dei video dedicati proprio ad Alessandro e a Lorenzo. In fase di sistemazione, ecco, dei preparativi prima della puntata, era scappato Elia un piccolo video che raffigurava, insomma, lo scherzo fatto ad Alessandro, e Lorenzo si è molto divertito, però non sapeva che c'era... Okay. Allora, torniamo a questo qui. Partiamo dal tasto più dolente. Lo chiamiamo infortunio calcistico, detto altrimenti una piccola papera, sì, Lorenzo. Ero io. Questa era la prima... Vabbè, sono stati cattivissimi allora. Questa era la prima partita del campionato, giocata, cioè, sono entrambi contro di te, gli scherzi? Esatto. Non mi hanno mandato nulla su Lorenzo allora. No, è stato un grave infortunio, diciamo, soprattutto perché era la prima di campionato, non è stata, cioè, successivamente non è stata una settimana difficile. Cioè, scusatemi, è stata una settimana molto difficile. Però, dai, adesso si può dire dimenticato quell'errore, perché nel calcio non ci si può soffermare su una cosa, su un errore, perché dopo si va avanti. Assolutamente. Si va avanti, assolutamente. Quindi a testa alta adesso, tranquillamente. Quindi... E infatti ci possiamo permettere tranquillamente di ironizzarci un pochino su, solo, certo, che c'è un, certo, accanimento dei compagni di squadra nei confronti di questo povero ragazzo, tant'è vero che, come avete già avuto modo di vedere, c'è un altro video che vi facciamo gustare. Grazie, guarda. E ancora, cioè, stava per uscire, però dovevamo fare altre cose. Non bello, adesso... stringi, dai, stringi. Quindi Barba, cioè, personalmente, succo, parlando tra di me e Matteo, ti abbiamo fatto un piccolo regalo, giusto per farci Dobbiamo fare questo. Ho preso un mensilino. Ho preso un mensilino. Aspetta, appena finito. La maschera, non credo. Mettitela così, nessuno ti prende in giro. Lorenzo. Questo era uno scherzo organizzato da Antonio, un altro portiere, insieme a un altro nostro compagno, Matteo. Cattivissimi, lasciatemelo dire. Purtroppo, cioè, cattivissimi no, era, diciamo, per scherzare, anche perché c'erano stati delle altri scherzi qualche giorno prima, e quindi, diciamo, per farsi perdonare l'hanno fatto in un modo altrettanto scherzoso, dai. Certo, assolutamente. Poi un giorno ce lo spiegherete. Nel frattempo io volevo dire ad Alessandro che avrai tutta la possibilità di vendicarti. Quando vuoi, certo, noi siamo assolutamente a disposizione. Allora, c'è invece
una bella parata. Dal dischetto va lo specialista Ambrosini, ma scarica il pallone alla sinistra del portiere Barbato, che intuisce e salva ancora. Penso che sia stata la mia migliore partita l'anno scorso, sia con lui quest'estate ad Ancona. Ho fatto qualche giorno di preparazione con l'Anconitana e dopo lasciamo perdere quello che è successo dopo. E sì, dai, è stata, come ho già detto, la prestazione migliore l'anno scorso. Penso proprio di sì. Ok, bene. Non c'è altro lì, vero? Allora, cominciamo con la prima accoppiata. Amiternina, Scoppito, Mosciano Calcio. Direi due, anche perché il Mosciano ha perso la giornata scorsa con noi, quindi si vuole riscattare. Ok. Alessandro? Io invece sono più per l'X. Ok. Prendiamo nota, magari, eh? Fontanelle e Rosetana Calcio. Uno. Uno. L'Aquila, Celano Calcio. Ovviamente uno. Uno, evitiamo ovviamente uno. Il passaggio di microfono. Morro d'Oro, Torni in Parte. Uno. Uno anch'io. Sì. Ok. Mutignano, Real Trecci Atria. X. Secondo me uno. Ok. Nuova Sant'Egidiese, Montori 88. Uno. Uno. Piano della Lente, San Gregorio. Difficile. Hanno studiato la schedina 20 volte prima di questa cominciare, quindi stanno facendo finta perché già sanno per cosa dire. Per non essere di parte, direi X, dai. Secondo me invece due. Allora, adesso ragazzi, attenzione perché Elia si sente particolarmente suscettibile qui, ok? Pizzoli, New Club Villa Mattoni. X. X. Volevano dire due, però si sono limitati e quindi hanno detto X. Pucetta Miano e qui chiudiamo. Uno. Pucetta Miano, uno, sì. Ok. Beh, per Lorenzo era sicuramente una scelta di cuore anche in parte. Allora, le partite sono terminate, il pronostico c'è stato, il doppio pronostico, qualche scherzo cattivello anche, noi abbiamo davvero terminato per oggi, anche qualche imprevisto, mi facendo Elia, che io saluto e ringrazio. Voglio salutare e ringraziare soprattutto questi due ragazzi, Lorenzo e Alessandro, per essere stati con noi. Ciao, pazienti, grazie a te. E sono stati davvero gentili. Grazie. Grazie, grazie a voi. In bocca al lupo a entrambi, in bocca al lupo all'Aquila per la partita di domenica. Noi abbiamo terminato l'appuntamento con Friday L'Aquila per venerdì prossimo. Ciao a tutti.